con la mia, ciao, come stai? Buon anno. Ascolta, ti volevo dire che ho saputo da Rutelli che nel 2009 fanno un capovolo con Tintarella di Luna. Te lo volevo dire perché è ufficiale e mi ha detto che potevo dircelo. Complimenti, ciao, un bacio. Poi dopo mi sono trovato in casa una cromatica, non mi ricordo più, non l'ho comprata. Non lo so come mai, qualcuno, forse il mio zio che mi ha insegnato la musica, perché a lui mi ha insegnato il mandolino, e mi ha insegnato la musica, il solfeggio, tutte queste cose qui. E dopo, naturalmente sono andato invece verso la chitarra, perché era il momento della chitarra elettrica, ho studiato la chitarra. C'era Peppino Principe che o suo fratello, non so, il clarinettista, non mi ricordo. Ma insomma, era disperato, non riusciva per la sera a trovare un chitarrista e mi ha detto no, perché è una bella sera, poi un casino, se li guadagniamo bene, dai, vieni. E cosa c'è da prendere? 6.000. Io ho fatto... 6.000... E allora sono andato, ho speso 2.000 mi pare per noleggiare l'amplificatore e poi 3.000 per comprare scarpe nuove nere perché non c'avevo quelle, non erano belle. Eravamo con i campioni, no? E io ho conosciuto, ma ha detto, guarda che non finisce più. Allora, no, è successo che essendo un gruppo abbastanza alla pace, perché noi avevamo lanciato Toni Dall'Arve, i dischi, gli urlatori, come prima, anni, come prima tu, la cosa più famosa di quegli anni. E allora un giorno mi telefonò la Curci, il dottor Treppiedi, mi telefona e mi dice, lei, so che lei è quello che fa, il responsabile del gruppo dei campioni, che fa gli arrangiamenti, sì, dico, ecco, allora vorrei parlarle, venga qui da me, per favore. Sono andato lì e mi ha detto, senta, ma lei è iscritto alla SIAE? Dico, no, io vorrei fare la SIAE, però ancora non so se sono pronto. E fa, no, lei deve farlo subito l'esame, e poi dopo io le faccio stampare 3 pezzi all'anno. Allora, stampare il pezzo voleva dire essere sicuramente eseguito, certo. Perché c'erano quelli che andavano in giro tutta l'estate, facevano l'itinerario di tutti, passavano da tutti i dancing e night club di tutta l'Italia, facevano proprio lì e portavano i nuovi pezzi, no? E beh, insomma, questo qui mi dice, faccia l'esame e dico, sì, ma io adesso devo andare a Roma, perché devo stare un mese a Roma e poi non conosco nessun paroliere. E lui ha detto, beh, guardi, a Roma c'è un ragazzino che sta andando abbastanza bene, era Migliacci.
vado lì, rintraccio Franco Migliacci e lui mi dice: stasera vengo giù a sentirvi alla Rupe Tappea, proprio all'inizio della via Veneto. Quindi Franco viene giù, noi avevamo due orchestre, ci alternavamo, e sente un'ora il nostro repertorio così, e lui si dice: caspita, siete all'avanguardia. Beh, allora eravamo noi giovani che facevamo le ultime rimiche, le ultime cose, no? E mi ha detto: io dovrei fare qualche pezzo con te. E mi ha detto: guarda, c'ho qui un pezzo, c'ho una bella idea da fare, e volevo farlo con Mimmo, ma poi dopo non siamo rimasti d'accordo, non so se forse erano un po' in contrasto quel periodo lì. E mi dà sto foglietto con scritto: abbracciate tutte le cazze, quelli non sono popolati, sono le ragazze che prendono, insomma ce n'è una che si va, quello c'era tutto uguale, e poi dopo c'era Tintarella di Luna, Tintarella colorata, poi c'era Tintin, Raggi di Luna e Tintarella di Luna con colorate. E allora ho detto: guarda io, e lui mi fa: fai una canzone, perché lui, memore del lavoro che faceva con Migliacci, dice: fai una cosa tipo la Zarella di Messi, quelle robe lì. E ho detto: no, dico, qui c'è dentro un ritmo in queste parole, ma no, devo fare una cosa diversa. Sono andato in albergo, in pensione, anzi, perché mica si poteva allora andare in pensione, e in 20 minuti ho fatto la fortuna della mia vita. Dopo due o tre giorni io incontravo Fausto Papetti, che era dall'altra parte dell'isola, che suonava con i Menestrelli del Jazz, e mi fa: oi scemo, tu mandi qui i tuoi clienti a chiedere i tuoi pezzi. Ho detto: no, guarda, io non è che mando nessuno. Insomma, mi chiedono sto pezzo, dammi sta musica, queste parole. E gli do le parole. Due giorni dopo, la Mina, che era a 200 metri da me, con i solitari, viene lì e il pomeriggio, che tra l'altro c'era la Mimi, che era incinta, mia moglie, no? E dice: dai, mi sto pezzo, perché mi rompono, che vogliono sto pezzo. Allora lì gli ho scritto sul tovagliolo del bar lì, abbronzati tutti i ghiacci, per dire assolutamente. E poi ho scritto la musica, ce l'avevo già, ho scritto gli accordi, le cose. E è partita lei. E non so, dopo due settimane era già un successo dappertutto, tutta l'isola. Adesso ci sono 600 YouTube di Tintarella di Luna, lo sai? 600 non per dire, 600, io mi sono spaventato quando ho guardato. Allora, con l'armonica suonavo quando potevo, se nelle ultime ore della sera, quando non c'era quasi più di clienti, cominciavo a fare qualche standard americano che mi piaceva tanto. Ma il jazz è arrivato, la possibilità di fare il jazzista con l'armonica è arrivata no, 30 anni dopo. Quando finalmente, dopo che ho sciolto il mio gruppo, per far ballare, insomma, mi sono potuto dedicare a tante incisioni qui a Milano. Allora, diciamo, guadagnavo molto bene facendo la registrazione e poi accompagnando i cantanti grossi, cioè tournée con Mina, tournée con Nicola Di Bari, tournée con Milva, tournée con Branduardi. E allora mi giravano un po' i soldi, anche perché poi, grazie al mio pezzo, insomma, non stavo male. E allora ho cominciato a dedicarmi, perché poi non pensavo mai di riuscire a fare il jazzista con questo strumento, che tu lo sai meglio di me, è difficile, molto difficile rispetto agli altri. Fare quel disco lì con Pino Daniele e vedere il successo di quel, proprio per l'assolo, tutti mi dicevano l'assolo, certo, che poi sono due note, ma si vede che piaceva, erano quelle giuste, non so. Te lo ricordi? Il solo no. Non mi ricordo questo. Ma
E poi dopo è stato quello che Pino Daniele mi ha detto: ecco, allora adesso tu, dopo l'introduzione così, mi devi fare un solo. Ma che solo? Perché io mai più mi pensavo, un solo a jazz, quello che ti viene. Se posso fare un solo jazz? non si usava, no? E allora l'ho fatto e da lì ho cominciato. Adesso mi metto veramente a studiare la voce. Tuzze è grande, sul piano umano, sul piano bicchiere, è tutta una cosa incredibile. Se si preoccupa sempre di tutti gli altri, chiede sempre di tutti gli altri. E mi ha dimostrato ultimamente che quando sono andato a Blue Note, che lui mi chiama e dice: Bruno, your microphone is on the piano. E dopo cominciamo a suonare, insomma, Overman, cose così. Io c'ero quando avete suonato un paio di volte, è sempre stato un bel successo quando avete suonato insieme. E beh, è anche commovente questa cosa qui, due vecchietti che si incontrano con l'armonica. E noi dobbiamo proprio a lui, perché se non usciva lui con il jazz, non so chi poteva uscire di così indicativo. Ha 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 ha.